Capitolo 37. Lettere a Lisa. Febbraio 1993. Solus. Cara Lisa, finalmente, dopo tanti anni, sono potuto rientrare nella mia vecchia casa natale. Mi piace. Non è cambiata. Neanche papà è cambiato molto. Anzi, non è cambiato per nulla. Il solito. Mi sono sistemato bene nella mia piccola stanzetta, come ai bei tempi dell'infanzia. I compaesani sembrano non ricordarsi di me. Dopotutto, neanche io mi ricordo di loro. Non mi lamento, è passato troppo tempo. Papà è stato felice di rivedermi. Dice che gli sono mancato. Anche tu mi sei mancata, Lisa. Ti ho scritto centinaia, migliaia di volte, ma tu non hai mai risposto. Perché? Cosa ti ho fatto? In 10 anni non hai trovato il tempo per spedirmi una lettera, una cartolina? Ora sono tornato a casa. Ti prego, fatti sentire, vuoi? Ho voglia di rivederti e parlarti. Spero che questa mia ti arrivi presto. E anche una tua risposta. Io aspetto. 15 febbraio 1993. Solus. Carissima, perché non scrivi? Ho aspettato per 2 lunghi giorni. Quanto dovrò aspettare ancora? Per sempre? Non vorrei mica che... Beh, mi hai capito. Voglio raccontarti una cosa strana che mi è successa oggi. Passeggiavo con papà sul marciapiede, sotto i sempreverdi, sempre più morti, che circondano la piazza di paese. La conosci, no? È davanti alla chiesa, con in mezzo l'inutile e pacchiana statua di San Giorgio che trafigge il drago cattivo, delimitata da 3 vie, via Manzoni, via San Giovanni e via dell'Attaio. Sì, lo so, un nome idiota, non gliel'ho dato io, cosa ci posso fare? A Pasqua, per la Via Crucis, il prete, i chierichetti e tutti i fedeli girano intorno alla piazza, alla tremula luce di candele schermate da coni di carta colorata, snocciolando preghiere e invocazioni. È un po' sinistro. Tuttavia, cambiando discorso, ho subito notato che durante questa camminata nessuno salutava papà. I passanti neanche lo degnavano di uno sguardo. Proprio così, davvero. Ora posso capire che nessuno saluti me, visto che nessuno si ricorda più della mia esistenza, ma non capisco perché queste persone abbiano rifiutato il saluto di mio papà. Infatti lui, gentile, educato e cordiale, si toglieva il basco e dava il buongiorno a tutti quanti con un sorriso. Non è per niente bello essere trattati così. Sei d'accordo, Lisa? Appena notato questo fatto, ho chiesto spiegazioni a papà. Gli ho chiesto: perché non ti saluta nessuno? Lui si è fermato. Mi ha guardato con occhi tristi, umidi. Non lo sai? Mi ha risposto. Questa gente ci odia. Questo mi ha sorpreso. Perché ci odiavano? L'ho chiesto a papà. Non voleva rispondere. Ho insistito. Ci odiano perché siamo diversi, non siamo come loro. Cioè, non capisco, cosa vuoi dire? Noi siamo ricchi, viviamo di rendita, loro invece devono faticare per sopravvivere, ecco tutto. Nei piccoli paesi è così. Di solito questo odio non è manifesto, ma qui a Solus è un luogo strambo, pieno di bugie e segreti, lo sai anche tu. Non ha più parlato. Siamo tornati a casa in silenzio. Il resto della giornata è stato grigio, piovoso e noioso. Soprattutto noioso. Ma lo sai, a Solus anche il divertimento è un po' noioso. Non devo dirti altro. Aspetto ancora una tua risposta. 22 febbraio 1993. Solus. Amatissima Lisa, oggi sono andato al mercatino, come si dice da queste parti, per differenziarlo dal mercato permanente che sta vicino alla piazza. Dovevo comprare un paio di scarpe da ginnastica,
A Solus non ci sono negozi che vendono questo genere di articolo. Bugia, uno c'è! E il proprietario lavora anche come calzolaio, in nero, nel retrobottega. Però non volevo affatto entrarci. Papà ha ragione, ci odiano. Tutti! In quest'ultima settimana... Gua, lasciamo perdere. Dicevo, ah sì, le scarpe. Ogni mercoledì mattina a Solus c'è il classico mercatino di venditori ambulanti. Sai quelli che vanno di paese in paese con furgoni stracarichi di mercanzia? Quelli che il pomeriggio, mentre schiacci un pisolino, ti rompono le palle con i megafoni a tutto volume che strillano «Affare! Teloni da spiaggia solo 10.000! Offerta speciale! Ombrellone, tavolino, 6 sedie, prezzo buono!» Hai presente, no? Insomma, in questo stradone, quello che va verso la zona industriale, ventoso, prosciugato dal sole e chiuso al traffico per l'occasione, fanno il mercatino. Era pieno così di gente. Solo se si rianima dal suo coma vegetativo in queste circostanze, tra le due file di malandati furgoni, camioncini ammaccati, api, fiorini con il cassone refrigerato per pesci e carne, tendoni strappati dal solito maestrale, potevi scorgere venditori esagitati, casalinghe voccianti con bambini in un braccio e la sporta nell'altro, pensionati a caccia di sconti, disoccupati seduti sul cordolo della cunetta a fumare mozziconi di sigarette, contadini che esponevano miseri ortaggi appassiti su banchetti improvvisati con le casse della frutta vuota gettate da irregolari cani e gatti randagi in cerca di rifiuti commestibili. Vigili urbani e caramba, in coppia, tipo nelle gag di La Sai l'ultima. Passeggiavano avanti e indietro, sorvegliando, impettiti come pavoni in parata, lo svolgersi caotico del mercatino. In 448 mi sono comprato le scarpe. 15.000. Un affare, no? Visto che mi ero sbrigato in fretta, ho deciso di fare un giro. Così, tanto per arrivare all'ora di pranzo, mi sono incamminato verso il centro. Solus contava poco più di 1.000 abitanti all'ultimo censimento. Ora non so. In tutti i paesi della Sardegna la piazza è facile da individuare. Trovate la chiesa. Basta alzare lo sguardo e scorgere la sommità puntita di un campanile. Dopo un centinaio di metri ero già arrivato. Sono tutte uguali. La chiesa, gli alberi rachitici, le strade dissestate, il bar sport, il municipio, il mercato coperto, l'autoscuola, una profumeria e un barbiere uomo o donna. Tutto qui. O quasi. Ah, c'era poco traffico. Solo se un paese è morto. In più sensi, direbbe papà. Erano appena le 11. Mi sono accomodato su una panchina, scomodissima, una di quelle che usano al mattino gli studenti pendolari che aspettano l'autobus per Carbonia o Sant'Antioco. La parete alle mie spalle era ricoperta da un mare di scritte colorate, fatte con l'uniposca. Tutta roba indecifrabile come Scorpions Forever, ACDC, Dani Lover Roberto, Abbasso Inter, Viva Juve, Alex TVTB e tante altre ancora. Ho guardato la gente che passava, che è il massimo dello svago da queste parti in mancanza di un qualsiasi pettegolezzo in anteprima o un incidente mortale. Mi sono svagato per quasi 10 minuti. Alla fine mi sono alzato, sgranchendomi la schiena a pezzi. Nell'angolo, oltre la strada, c'era l'unica edicola di Solus. Ho deciso di prendere l'Unione Sarda e anche il Corriere dello Sport per papà. Era da un pezzo che non leggevo un quotidiano. Mezzo minuto dopo ho attraversato la strada deserta e camminato verso l'edicola, dondolando le braccia lungo i fianchi. Sul marciapiede ho incrociato un ragazzo sui 20 anni che ne usciva tutto sparato, alto, mingherlino, capelli arruffati, sguardo distratto. Indossava i jeans e un impermeabile, sbottonato sopra una felpa. In mano stringeva un albo a fumetti. Dylan Dog. Chiederai come mai ho osservato tutto questo. Non lo so. Quel ragazzo mi ha colpito. Non so perché, ma è così.
D'istinto, come se volessi chiedergli l'ora, l'ho fermato. «Scusa?» ho esordito, cercando di non mangiarmi la parola. Lui mi ha guardato, molto sospettoso, le labbra serrate. «Un'informazione, sai dove è il telefono pubblico?» Ha fatto un cenno per indicare qualcosa alle mie spalle. «Quella cabina della SIP?» ho sbottato perplesso. «Ma se l'hanno demolita tanti anni fa?» «Scusa un po', ma non abiti a Solus?» Lui ha annuito, poi si è portato l'indice davanti alla bocca e ha scrollato le spalle amareggiato. Ho capito al volo, era il muto. «Non lo sapevo, lascia stare», gli ho detto. «Buongiorno». Se n'è andato, a testa bassa, con la stessa aria pensierosa di prima. Immobile, sul marciapiede deserto, l'ho seguito per un po' con lo sguardo. Il ragazzo è saltato sul pedale della messa in moto di una motocicletta Benelli ed è partito a razzo, giù, lungo corso Savoia, lasciandosi dietro una nuvola azzurrina di gas di scarico. Il muto. Non l'avevo riconosciuto. L'ultima volta che l'ho visto aveva più o meno 9 anni. Correva in mezzo agli olivastri, inseguito da un branco di ragazzini che gli tirava addosso le pietre. Io ero in prima posizione. Rimuginando sulla schifosa esistenza di merda che doveva fare un handicappato costretto a vivere in un paese, sono entrato in edicola, spoglia e senza riscaldamento, e ho acquistato l'Unione Sarda. L'edicolante, una cariatide in carta pecorita che conosco da sempre, non mi ha detto una parola. Poi sono uscito e sono andato più avanti, sul marciapiede, verso il bar Sport. Volevo telefonare a casa e avvisare papà che rientravo in tempo per l'ora di pranzo. Ignorato da tutti gli avventori allineati dietro il bancone e da tutti gli attempati giocatori di briscola seduti intorno ai tavolini rotondi, ho infilato un gettone nell'apparecchio imbullonato sulla parete accanto alla porta d'ingresso. L'attendant in mosche di strisce di plastica verde frusciava alle mie spalle, sospinta dalla brezza. Ho composto il numero sulla ruota. Ho lasciato squillare 10 volte e alla fine riattaccato. Non c'era nessuno. Papà era in giardino e non ha sentito squillare il telefono? Non lo so. Sono uscito dal bar Sport senza salutare nessuno. Quando sono rientrato verso mezzogiorno, lui era in casa di fronte alla televisione spenta. La fissava come se fosse accesa. Senza muoversi ha detto: «Perché ci hai messo tanto?» «Ho fatto un giro in piazza e comprato il giornale». «Ah!» «Ti ho telefonato prima, non eri in casa?» «Cosa dici? Non esco mai a quest'ora». «Ma perché non hai risposto?» «Non lo uso il telefono, non mi piace. Voglio vedere in faccia le persone quando parlo con loro. La voce mente, la faccia no». «Sì, papà, certo. Ti preparo qualcosa da mangiare». Era un discorso paranoico, anche se sensato, come quello della gente che ci odia. L'età gioca brutti scherzi al cervello. Papà ha una certa età, anche se non sembra invecchiato in questi anni. «Tu sei invecchiata, Lisa. Vorrei rivederti, ma so già che forse non è possibile. Puoi sempre scrivermi, però. Perché non lo fai, eh?» «Ti devo lasciare». Papà è ancora seduto davanti al televisore spento. Meglio che vada ad accenderlo, è meno inquietante. Un po' meno. Alla prossima. PS, scrivimi, per favore. Ne ho bisogno. 28 febbraio 1993. Solus. Lisa, mi stai facendo arrabbiare, lo sai? Ti vuoi decidere a scrivermi? Voglio essere bravo stavolta, ma chiaro. Parlare con papà non mi basta più. Voglio comunicare con te, capisci? Vuoi capire? 1 marzo 1993. Solus. Va bene, Lisa. L'hai voluta tu. Questo è un ultimatum. O mi scrivi o faccio un'altra volta la cosa cattiva. Non costringermi. Hai 2 giorni. PS. Papà è d'accordo con me. L'idea dell'ultimatum
è sua. 3 marzo 1993. Solus. L'ultimatum è scaduto. Peggio per te, Lisa. Farò la cosa cattiva. Colpa tua. Papà aveva ragione. Sei stupida. Come tutte le altre. Avrai presto mie notizie. 4 marzo 1993. Solus. Ciao Lisa, eccomi qui, come promesso. Leggi l'articolo di giornale che allego alla lettera. Ti avevo avvertito, no? Peccare è umano, perseverare è diabolico. Mi scriverai adesso? Ti conviene. Conviene a tutti. Allegato dall'Unione Sarda del 4 marzo 1993, pagina 19. Brutale omicidio sconvolge il Sulcis. La scorsa sera, alle 19.30, una giovane coppia di fidanzati ha fatto un'orribile scoperta sul litorale nella zona di Porto Botte. I due giovani, infatti, hanno rinvenuto il corpo del piccolo Silvio Carta, 7 anni, scomparso la mattina dello stesso giorno. Poco dopo le 8 del mattino, quando il povero bimbo è uscito di casa per recarsi alla scuola elementare di Solus, dove viveva con i genitori e la sorella. Un tragitto di neanche 50 metri. Pare che il piccolo sia stato tramortito, seviziato e sepolto vivo sotto la sabbia. La notizia dell'orrendo delitto si è sparsa in poche ore in tutto il Sulcis, che ne è rimasto sconvolto, preoccupato e con un senso di rancore impotente. Chi è il mostro? Polizia e carabinieri seguono diverse ipotesi. Le indagini proseguono a ritmo serrato su tutto il territorio. Gli investigatori sembrano aver trovato delle similitudini con un altro episodio di sangue risalente al 1983. Nell'inverno di quell'anno, infatti, nella stessa spiaggia vennero trovati i corpi senza vita di due bambine, tramortite, seviziate e uccise allo stesso identico modo. L'autore del delitto non venne individuato. Anche questa volta andrà così? Speriamo di no. La popolazione del Sulcis ha paura e continuerà ad averne fino a che questo crudele mostro senza nome continua. PPS. Visto? Qualcuno si ricorda di me, ha paura di me. 5 marzo 1993. Solus. Lisa, perché? Perché mi hai fatto questo? Io non volevo farlo, tu mi hai costretto. Quel bambino. Non volevo fargli la cosa cattiva, non volevo. E ora mi sono addosso, lo so, anche papà lo sa. Fra non molto verranno a prendermi. I carabinieri suoneranno alla mia porta e mi porteranno via. Dicono che Buoncammino non sia una bella prigione. Pazienza, l'importante è che possa scriverti. Papà dice che farei meglio a costituirmi. Non so, ha ragione. Tanto, prima o poi, forse capiranno, forse mi perdoneranno, forse... Va bene, ora mi alzo, vado in caserma e confesso tutto. Farò così. Forse potevo farcela anche stavolta, ma non posso fuggire da me stesso. Bisogna assumersi le proprie responsabilità, come dice papà. E anche se ora guarda la TV spenta, non è mica scemo. Ha ragione quando in sardo dice sa gente sti maua. Proprio così, la gente è cattiva. 14 aprile 1993. Cagliari. Carissima Lisa, questa è la mia ultima lettera. Come avrai notato, ti scrivo dal carcere. Non è poi così brutto. C'è tanta gente come me qui. Gente che mi capisce e mi crede. Perché dico questo? Ora ti dico. Ogni tanto viene qui questo tizio, una specie di dottore del cervello. Viene e comincia a parlare, a dire stronzate, paroloni e concetti complicati. Io sto ad ascoltare per educazione, come mi ha insegnato papà. Questo tizio ha idee strane sul mio conto.
Chissà come se le è fatte. Boh. Dice che 10 anni fa io ho ucciso quelle bambine perché ero arrabbiato con la mamma. Sì, ero incazzato con lei perché era morta e mi aveva lasciato solo con un papà pazzoide, così, per vendicarmi. Si può essere più idioti? Chi gli ha messo in testa queste cazzate psicanalitiche? Li ho uccisi per colpa tua, Lisa, e gliel'ho anche detto. Allora questo saputello mi sorride, poi sai cosa mi dice? Dice che tu non esisti, che sei solo una mia fantasia, una valvola di sfogo, un'ossessione per giustificare le mie azioni, capisci? Dice che non ricevo tue risposte perché non sei reale. Esisti solo nella mia testa. Questo è tutto scemo. Però io gli do ragione. Lo faccio sentire intelligente. Mi ha consigliato papà di fare così. A proposito di papà, vuoi sapere cosa dice il tizio di lui? Mi ha detto che si è suicidato 5 anni fa impiccandosi a una trave del salotto e che è stato sepolto nel cimitero di Solus. PS. Io non lo contraddico mai, sempre dietro consiglio di papà che adesso è in cella qui con me. Mi fa compagnia. È seduto proprio accanto a me sulla branda e sorride mentre scrivo queste righe. Lui non crede affatto che io sia pazzo. Neppure io ci credo. PPS. Il tizio non mi permetterà più di scriverti, quindi... Addio, Lisa. Da me e da papà. Capitolo 38. Toboga. Precipiti, precipiti a una velocità inimmaginabile dentro un tortuoso tunnel organico. Un budello serpeggiante che attraversa chissà cosa e sfocia in un luogo oltre ogni cartografia. Dopo il frastuono del poliedro, quel silenzio è gradito. Non c'è nulla che puoi fare. Nulla. È una discesa senza fine verso una meta sconosciuta, eppure... Ancora una volta, non provi nessuna paura. Quando l'invisibile pista per toboga si allarga nel buio e le note di una popolare melodia di John Lennon ti raggiungono, la sensazione che ti invade è come la quiete dopo la tempesta. Capisci subito di sbagliarti. La tempesta non è alle tue spalle, ma davanti. Capitolo 39. Quieto vivere. Un accogliente salotto. Ampie poltrone, divano, un televisore. Negli angoli, le casse di un sofisticato impianto stereo diffondono le note della canzone Imagine. Accasciata in una delle poltrone di pelle, la donna risucchia avida il fumo catramato della sua Camel. La quinta. Sono solo le 8. Dalle finestre filtra il chiarore di un bel mattino autunnale. La donna osserva il pulviscolo che svolazza pigro nei raggi di luce. Non spolvera la casa da settimane. I secondi passano. Sospira una nuvola di fumo, poi aspira un'altra boccata. Le labbra scarlatte sussultano quando le chiude intorno al filtro della sigaretta. Le piace truccarsi bene, anche quando è in casa. In quell'istante il telefono squilla, come ha già fatto molte volte. Lei sobbalza nella poltrona, sopraffatta da un improvviso e indefinibile terrore. Il cuore le batte più forte. Come ho fatto a mettermi in questo casino? La donna si solleva con un gemito dalla poltrona, scuote la cenere sul pavimento. Afferra il telecomando, spegne lo stereo e va a rispondere. Nel silenzio, gli squilli le sembrano urla. Pronto? Nessuna risposta. In sottofondo soltanto il ticchettio di un orologio a molla. Pronto? Sei tu? Basta! Smettila di chiamarmi! Un clic e infine il ronzio sordo della linea interrotta. La mano trema quando riattacca. Un pensiero la turba. Oddio, e se lui
Decide di venire qui? Che faccio? Alloggia in una modesta villetta ai margini di Solus. Ha passato da poco i 45. Non è sposata. Per le donne del paese, automaticamente, è una poco di buono. L'unico vicino di casa è un operaio metalmeccanico, un single, come dicono la TV, non molto attraente sia dal punto di vista estetico che da quello economico, riservato e taciturno. Ci ha provato pure lui, come tutti gli altri. Gli è andata male e non ha più insistito. È un tipo gentile. Potrei chiamarlo. Stare da sola non è una buona idea. Quel mattino è già iniziato male. Meglio non peggiorarlo. Gesù, cosa mi è saltato in testa? Come ho potuto farlo? Torna alla poltrona, vi affonda con una smorfia e riprende a fumare. La nicotina le mitica i dolori al ventre. Almeno quello. Non puoi tornare indietro. Ormai la cazzata è fatta. Il telefono squilla. La sigaretta le scivola dalle dita. Ormai è solo cenere grigia che si deposita sulle piastrelle ingombre di mozziconi. Sospira, lascia squillare e se ne accende un'altra. Una mansarda buia, fredda, polverosa, piena di ragnatele penzolanti e quotidiani vecchi, accatastati ovunque e legati con lo spago. Nell'angolo più oscuro una veranda scrostata, di quelle che si ritrovano negli immondezzai, con sopra un sordido materasso. Nessuno, sano di mente, ci dormirebbe mai sopra. Il resto dell'arredamento. Uno specchio ossidato che pende da un muro ammuffito. Un cassettone di faggio smangiucchiato dalle tarme. Dal soffitto pende una sporca lampada a cono rovesciato. Nel bugigattolo attiguo, oltre il labirinto di giornali impacchettati, la lurida tazza gialla di un water e un catino rigato dalla ruggine. Sulla destra, l'unico e malconcio uscio di legno riciclato. Un uomo si muove irrequieto nella fitta penombra, goffo e impacciato, trainandosi dietro un vecchio apparecchio telefonico. «Rispondi, puttana!» grida nella cornetta. «Rispondi!» Annaspa tra i cumuli di carta umida, ingiallita e arricciata. Furioso, scaglia il telefono contro la parete, provocando una pioggia di calcinacci. Scalcia il ciarpame e urla bestemmie. Poi, ansimando, si avvicina al cassettone gonfio di tarme. Solleva il coperchio. I cardini emettono un cigolio raschiante. Infila dentro una mano. Fruga per un po'. E alla fine borbotta. «Ah, eccoti qua!» Ritira la mano dal cassettone. La lunga lama coglie un barlume di luce e scintilla. L'uomo esce dalla soffitta sbattendo la porta con rabbia. Le ragnatele sfilacciate oscillano per lo spostamento d'aria e un altro pezzo d'intonaco si stacca dal cadente tramezzo. Quest'ultimo è letteralmente tappezzato di ritagli ingialliti. Al rientro dal lavoro, Roberto posteggia la Talbot nel box. Esce. Chiude la saracinesca. Attraversa il vialetto. Intorno, una rigogliosa erbetta spazzata dal vento. Il sole è bello alto. Dopo l'acquazzone del giorno prima, il cielo è limpido. Non fa caldo, non fa freddo. Un leggero maestrale smuove e rinfresca l'aria. Niente di fastidioso. Allontana l'inquinamento. Sta entrando in casa per farsi una bella doccia scottante. Quando sbircia oltre il basso muretto bianco che divide la sua proprietà da quella confinante. Vicino ai gradini dell'ingresso vede un giornale avvolto nel cellofan, l'Unione Sarda. Viene recapitato a domicilio ogni giorno. La sua bella vicina di casa è l'unica abbonata. Il postino suona la sua porta ogni giorno lavorativo. Fatto che ha scatenato infinite chiacchiere. Pensa. Strano. A quest'ora non l'ho ancora ritirato. Per come la conosceva, oltre a essere una gnocca, lei era una maniaca dell'ordine e della disciplina, pronta a lamentarsi se un filo d'erba del suo giardino, per qualsivoglia ragione, avesse violato i limiti catastali della proprietà. Una zitella rompicazzo, in definitiva. Dopo il previsto due di picche, l'aveva ignorata. A parte buongiorno e buonasera quando si incontravano.
In piazza e nel bar sport circolava il pettegolezzo che qualcuno se la sbattesse per Benino e in gran segreto. Probabile che si trattasse di un uomo sposato. Chi era? Uno del posto o no? La disputa, lubrificata da birre Knusa e amari Jägermeister, non era approdata a nessun risultato. Il mistero era impenetrabile. Prima di allontanarsi, Roberto nota un'altra cosa strana. La porta principale aperta, socchiusa per la precisione. Non è un ficcanaso, ma quei due dettagli lo incuriosiscono. Ripensandoci, non vede e non sente la stronza capricciosa da 4 mesi ormai. C'è sempre silenzio dall'altra parte della villetta. Non sente più nemmeno il cicaleggio della televisione. Per la teoria del quieto vivere non si è mai interessato ai cazzi della vicina. Di lei sa soltanto chi ha ereditato da uno zio ricco. Orari diversi e poca voglia, poi, hanno congelato la situazione. Chi si fa i fatti suoi, campa 100 anni. Ad ogni modo scavalca il muretto, sporcandosi le mani di calce e atterra sul vialetto. L'ernia nella sua schiena protesta. Sale i gradini, mentre una brutta sensazione gli monta dentro. Spinge la porta socchiusa, annusando l'aria come un cane. Percepisce odore di sporcizia, fiori secchi e deodorante per ambienti. Particolari che accendono la sua blanda curiosità. Entra in casa. La chiama, producendo un eco che lui stesso trova inquietante. Permesso? Linda? Nessuna risposta. La porta è aperta e lei non è in casa. Forse è. Abbassa la voce, senza capirne il motivo. Linda! Magari sta scopandosi il marito di un'altra e tu stai... In quel momento le vede. Inquadrate nel rettangolo di luce che entra da una finestra. 5 gocce di sangue, allineate come birilli del biliardo. Oh merda! Cos'è successo? Inizia a cercarla, dappertutto. Sa come muoversi anche in quella poca luce, perché la sua villetta è uguale a quella. Lo stesso progetto, la stessa impresa edile, la stessa fregatura. In salotto, niente, non c'è. In cucina, niente, non c'è. In bagno, niente, non c'è. In camera da letto, non c'è. Roberto sta quasi per concludere che lei non è in casa, che si è tagliata il mignolo con un coltello Shogun mentre sbucciava un'arancia ed è uscita di corsa per andare dalla guardia medica, dimenticando di chiudere la porta e non accorgendosi che il giornale era arrivato. Quando percepisce quel rumore, cerca di localizzarlo. Proviene dal seminterrato. È il rombo sordo della lavatrice. Un continuo e convulso. Il solito rumore, insomma, a parte quel tonfo intermittente. Forse in cantina per fare il bucato, non ha sentito. Abbastanza rassicurato, si incammina verso il corridoio. Apre una porta. Dietro, la rampa di scale si perde nelle tenebre. Fa il bucato al buio. Il rumore della lavatrice è quasi assordante, forse perché è l'unico in tutta la casa. Sono in pochi ad abitare nella zona. Roberto allunga una mano verso l'interruttore. Lo preme e il fondo a gomito delle scale si illumina. Scende i gradini, svolta l'angolo e la faccia gli si sbianca. Ha trovato Linda. Giace, spezzata come un fantoccio, ai piedi della scala. Le pareti intonacate del seminterrato sono schizzate di sangue. Cola a rivoli, giù, fino al pavimento piastrellato di bianco. Il corpo della donna è squarciato. Tagli irregolari, lunghi e profondi come in quel brutto quadro che ha visto in una rivista mentre aspettava il suo turno dal barbiere. Braccia e gambe sono disarticolate su ginocchia e gomiti. Manca solo una cosa. La testa. I suoi occhi ruotano verso la lavatrice. Da quella prospettiva,
Roberto non riesce a vederla. Discende gli ultimi gradini e scavalca il cadavere. Non vuole rischiare di calpestare il sangue. Finire accusati di un omicidio con tutto ciò che sta accadendo nel paese sarebbe fin troppo facile. Negli ultimi anni c'erano stati più delitti a Solus che nell'intera Sardegna. Già si immagina il grosso titolo sul giornale del giorno dopo. Operaio innamorato respinto massacra la bella e facoltosa vicina in un raptus di follia. Chi avrebbe mai creduto alla sua innocenza? A mezzo metro dal cadavere di Linda si blocca di colpo. Fissa l'oblò. Subito vede quella cosa, in balia della centrifuga, in mezzo a spruzzate di schiuma rossastra. La guarda girare, sbattere e rotolare, i lunghi capelli bagnati che strisciano contro il vetro. Nonostante la nausea, non riesce a distogliere lo sguardo. «Mio Dio!» mormora, portandosi la mano alla bocca. Roberto gira sui tacchi delle scarpe antinfortunistiche per tornare a gambe levate nel suo giardino, ma un'ombra in controluce gli sbarra la via di fuga. 20 centimetri di puro acciaio inox gli tagliano i vestiti, penetrano nello stomaco e spuntano dalla schiena, incidendogli per caso l'ernia del disco. «Idiota!» dice l'ombra. «Non lo sai! La curiosità uccide!» Prima di morire, Roberto non può che essere d'accordo. Capitolo 40. Controluce. Anche se non hai un corpo materiale, senti quella lunga lama bollente affilata sfregare sulle ossa della tua colonna vertebrale e agitarsi in mezzo alle tue viscere. Purtroppo non sei riuscito a vedere in faccia l'aggressore. Il viso dell'uomo era messo in controluce dalla lampadina appesa sulle scale. Da quello che hai potuto capire, comunque, si tratta dello stesso tizio che raccoglieva i ritagli di giornale. Perché? La fitta nello stomaco scompare, in corrispondenza con il riprendere della folle discesa dentro la galleria oscura. In un certo senso, rifletti, è proprio come trovarsi all'interno di un gigantesco apparato digerente, dentro la pancia di una balena. Più scendi in basso, e più la via diventa stretta. Più diventa stretta, e più sembra veloce la caduta. È una brutta sensazione trovarsi prigionieri.